Allora, carissimi amici e amiche, bentrovati nuovamente qua sul mio canale. Sono sempre io sul canale di Gianluca Cartomante Sensitivo. Per chi non mi conoscesse ancora, io mi chiamo Gianluca Dell'Erba, in arte Lucas, sono un sensitivo, un cartomante, ma soprattutto un esoterista, un operatore dell'occulto. Bene, oggi mi piacerebbe parlarvi e dare un po' un anticipo del discorso per quanto riguarda i legamenti d'amore e la magia rossa e anche le purificazioni, soprattutto. Faccio un video un po' più calmo perché a volte tanti di voi mi dite: ma Lucas, ma come mai a volte nei video sei spesso, chiedo scusa un attimo, ok, spesso sei arrabbiato? Vado ad arrabbiarmi, scusate, io qua c'ho un po' gli altari con tutti i lavori. A volte vado ad arrabbiarmi perché vedo che quello che io dico nei video purtroppo non viene rispettato. Perché nel momento in cui io vi dico non mi contattate se non avete la possibilità economica, io purtroppo sto avendo il problema che nonostante ciò continuate a contattarmi dicendomi: Lucas, io vorrei un aiuto, vorrei un aiuto. Quando poi io vi dico il percorso di ritualistica costa dalle 1000 alle 2000 euro, ah, ma io non lavoro, come faccio? Come fai, tesoro mio? Se io non hai la possibilità economica, non ti rivolgi a un professionista. Anch'io devo ristrutturare una casa, devo rivolgermi a un geometra, a una ditta. So che ha dei costi, non posso dirgli chiaramente come tutti i professionisti. Qualunque professionista essa sia, l'avvocato, il dentista, il cartomante, il geometra, il commercialista, sono tutti professionisti che vanno remunerati dal momento in cui uno ci si rivolge. Io rientro tra quelli perché ho una partita IVA, ho un'iscrizione alla Camera di Commercio di albo dei professionisti privati, non l'albo degli esoteristi, non mi fate fregata a queste cose perché purtroppo in Italia non esiste. E questo poi è un altro discorso che affronteremo, ma è un'altra cosa. Quindi cercate un attimino di capire la situazione. Allora, io vorrei parlarvi un attimino dei legamenti d'amore. Questo discorso molto particolare. Perché tanti di voi mi dite: ah, Lucas, ma sai, io ho fatto diversi rituali con diversi operatori, però non ha mai funzionato niente. Ma esiste la magia? Non esiste? Come mai queste cose non vanno? Non... Cioè... Allora, il discorso in parallela, in pratica, da fare è molto importante, è capire se l'operatore ha fatto il lavoro come si deve. Prima di ogni intervento esoterico, anche di separazione, attenzione che può essere magia negativa, e che è l'unica che io pratico per quanto riguarda la magia negativa, non pratico la magia nera, l'unica cosa è i rituali di separazione. Anche se poi la magia non ha un colore, però questi poi sono tutti argomenti che io pian piano, se riesco col tempo, cercherò di affrontare nei miei video su YouTube. Perché piano piano vorrei, diciamo, apprendere questi argomenti. Chiaramente col tempo, perché la ritualistica, il lavoro mi porta via parecchio tempo. Allora, in primis dobbiamo analizzare la situazione, quindi i legamenti d'amore. Dobbiamo vedere se questo operatore o questa operatrice, la strega o il mago, ci ha operato come si deve e se ha operato veramente. Chiaramente la prima cosa che io chiedo quando io vi bacchetto e dico siate decisi, perché se voi non avete fiducia in me che vi affidate, senso commissionare un lavoro, perché io vedo delle persone che mi contattano e trovano tante scuse. Lucas, guarda, è successo questo, ma secondo te il lavoro funzionerà ugualmente? Lucas, guarda, è successo quest'altro, ma il lavoro potrà funzionare? Cioè, questi sono tutti pensieri, blocchi di energia che voi andate a mettere già prima di iniziare il lavoro, perché la magia è energia. Già andate a creare delle negatività che io poi trovo quando vado ad operare inizio con le purificazioni. Già ho fatto un video in precedenza sull'importanza dei rituali di purificazione. Perché a volte io prendo mesi per purificare la situazione? Perché la prima causa è quella che voi vi rivolgete a delle persone che secondo me mi fanno tutto il contrario. Perché mi dite: non ho visto risultati, ma non è solo quello, oltre il danno c'è anche la beffa.
mi dite Lucas, perché io non avendo visto i risultati, ho visto che l'altra persona era aggressiva nei miei confronti, era totalmente trasformata, si è avvicinata litigando con una violenza allucinante. Proprio il contrario di tutto, questo perché l'operatore che ha operato, quindi la strega o il mago, non ha saputo operare come si deve, perché magari la persona dove ha lavorato o lei stessa aveva delle negatività che hanno inofficiato la ritualistica che è andata a fare, o ha fatto un lavoro totalmente differente, con più le negatività sue e dell'ambiente, è andata ad insudiciare la vostra situazione e vi siete trovati in papiè di casino. Nonostante poi avete speso magari 700, 800, 1000 euro buttate così. Poi venite da me chiaramente a piangere. Poi io mi sento dire dopo tanto tempo, Lucas, ma io non lo so, devo continuare con questa persona, non devo continuare. Allora, se vi affidate a me, dovete portare il lavoro a termine dall'inizio alla fine, se no non vi affidate proprio. Mo, apro questa parentesi e poi la richiudo perché poi io nei video voglio, cioè, voglio dirvi tante cose che a volte vado da un discorso all'altro. E questa è un'altra situazione. Quindi perché rimaniamo sull'argomento? Il legamento non ha funzionato. La prima cosa da capire è capire se l'operatore, la strega o il mago vi hanno fatto questi rituali. Quindi in primis bisogna vedere a chi vi siete affidati. E qui apriamo una parentesi infinita. Diffidate da chi non conoscete la voce, diffidate da chi non vedete in faccia, diffidate da chi vi danno conti bancari, IBAN che stanno dalla Nuova Guinea, Africa, Brasile o non si sa da quale parte fuori dall'Europa oppure in Europa stessa. Diffidate da quelle persone che in qualche modo vi dicono: ah, guarda, non è interessato a me, è interessata a sta persona, mandami i soldi. No. Diffidate da queste persone. Diffidate da chi vi contatta per proporvi legamenti d'amore, perché già è una truffa assicurata. Diffidate da chi vi scrive solamente su Messenger, perché io ho sentito delle situazioni allucinanti, che veramente non si sa in quali mani cascate. Cioè, io veramente dico, io non vado bene che ci metto la faccia, ci metto una partita IVA, ho uno studio. Ho uno studio dove ricevo io a Viterbo, non mi nascondo, tante persone sono venute e mi ha fatto piacere, hanno preso l'appuntamento, ci siamo visti di persona, abbiamo fatto il consulto di persona, perché come professionista ho uno studio in mezzo ad altri professionisti nel palazzo stesso dove sto a Viterbo, perché lo dico, insieme a me ci sono anche altri professionisti, cioè insieme a me nello stabile del palazzo, non nel mio studio, io nel mio studio sto da solo, è piccolino, è anche carino, però lo uso solamente per ricevere, qua poi ho la stanza dei rituali. Quindi il perché, scusate se passo da un discorso all'altro, è che io vorrei in un video dire tante cose, perché poi purtroppo il tempo per la ritualistica ce l'ho veramente, mi occupa parecchio, tantissimo tempo, a volte mi impappino anche perché nei video vorrei dirvi più cose e vado a ingripparmi. Quindi rimanendo sul discorso, il perché il rituale non ha funzionato, perché ci siamo affidati a delle persone che non sappiamo neanche chi sono. Diffidate da chi non mette la faccia, diffidate da chi non vi dà un numero per parlare al telefono, diffidate da tutte quelle persone che magari stanno anche all'estero e non si sa se sono maschi, femmine. Diffidate da questa gente. Vi dovete fidare della persona che credete voi potete, può essere valida. In primis, la maggior parte delle volte, un legamento d'amore o un rituale di denaro, qualunque esso sia, non funziona. Io parlo principalmente dei legamenti d'amore perché è quella la situazione dove vedo più problematica che voi vi rivolgete a me per riconquistare la persona amata. Che trovate delle difficoltà perché comunque sia ci sono delle situazioni negative, come sto dicendo. Quindi la prima è possibile che l'operatore o l'operatrice non vi ha fatto questi rituali. Quindi che cosa significa? Che va fregato i soldi e poi sparisce. La seconda è possibile che avete trovato degli operatori incompetenti che hanno lavorato malamente e quindi hanno lavorato la situazione malamente e avete avuto il risultato al contrario. E qua pure apriamo una parentesi infinita, perché tanti di voi mi dite:
Come mai, Lucas, io ho fatto un legamento da questa persona e quando mi sono affidato a questa persona, la persona amata o si è allontanata del tutto, è sparita, o si è riavvicinata e mi ha aggredito, era violenta, abbiamo litigato, e è peggiorata totalmente la situazione. Per quale motivo? Molto semplice, perché la strega o il mago che ha operato male, non ha purificato se stessa, non ha purificato l'ambiente, non ha purificato voi, quindi è come andare a lavorare sullo sporco. Perché io vi faccio una capoccia tanta a molti di voi quando vi affidate a me e vi dico dobbiamo fare più purificazioni? Perché voi venite da una storia di tanti esoteristi che non solo vi fregano i soldi, ma vi insudiciano di negatività, che fanno delle cose di bassa magia che vi bloccano totalmente le situazioni. E dopo, Lucas, come mai servono tutti questi mesi di purificazione? Ma non le saltiamo fuori? Ma io non ce la faccio più aspettare. Tesoro, ma tu dove sei andato o sei andata prima? T'hanno fatto un malloppo di negatività e di casino. Adesso io devo in qualche modo ripulirvi, perché se vado a fare un rituale di separazione, se quella persona c'è un'altra persona, un legamento, significa spruzzare il profumo sullo sporco, esce un casino che poi mi rimbalza addosso anche a me come negatività. Perché non credete, l'operatore le assorbe le negatività quando vado ad operare per voi. Quindi io devo essere oltre le mie protezioni che ho e tutta la storia dietro e vabbè. Dalla nascita proprio, da quando ero bambino, ma questa poi è una storia che affronteremo qua sul canale più in là. E oltre le protezioni da esoterista che io ho, le mie protezioni, le mie purificazioni continue, io al di là delle protezioni che non sono eterne, devo sempre purificarmi perché devo essere come il chirurgo che entra in sala operatoria. Avete presente il chirurgo? Mo' vi faccio questo esempio banale. Il chirurgo deve avere la sala operatoria sterile, gli strumenti chirurgici sterili, pulito lui stesso, vestiti, scarpe tutte pulite e sterilizzate, perché deve andare ad operare il paziente. Quindi è la stessa identica cosa. Se il mago, la strega, non è pulito e protetto lui, pulita la stanza dove fa i rituali che la deve purificare, anche tutti, io la purifico anche tutti i giorni perché è importantissimo. E i pazienti che va a lavorare, le persone a livello esoterico, astrale, non sono purificate, non può intervenire esotericamente perché va a fare un casino. E infatti questo succede a voi nella maggior parte delle volte. Quindi la prima tappa è perché i rituali, il legamento non ha funzionato. La prima cosa è che l'operatore non va fatto proprio niente e va fregato i soldi. La seconda situazione è quella che l'operatore ha operato, sì, ma male, 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 nel senso che va inficiato di negatività fino al di sopra dei capelli, neanche fino al collo, e ha fatto tutto il contrario del tutto. Quindi avete avuto un risultato, come voi tanti mi dite, come ho detto poc'anzi, ma molto negativo, perché tante persone mi dite, sai Lucas, se prima ci sentivamo, ci vedevamo, come ci ha messo mano l'operatore, questa persona? Ha fatto questi rituali, ma la persona mi ha iniziato a aggredire, a litigare, ma da quel paese è sparita totalmente e ho avuto l'allontanamento definitivo. Perché? Perché ha operato male. La terza cosa sono le carte. La lettura delle carte. E qui apriamo una parentesi infinita con queste carte, 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 divinazioni. Non si possono fare in nessun modo letture di carte. Né da me che vi opero con la magia su quella situazione, e né da altri cartomanti. Faccio un esempio ancora più banale, così mi capite. Facciamo che Luca si rivolge a me per far ritornare Maria. Ok, io a Luca gli dico: guarda, Luca, iniziamo le purificazioni, poi facciamo il legamento e tutto. Sia durante la purificazione che durante il legamento. Non si possono fare letture di carte, neanche domande gratuite da altri cartomanti e neanche da me. Perché questo porterebbe a disturbare le entità che stanno lavorando e di conseguenza non solo rallenterebbe il lavoro, ma lo potrebbe bloccare e portare negatività. Ma è chiaro? Siccome io sto riscontrando molti problemi anche su questo fattore, che quando voi mi contattate,
Dopo che chiaramente avete pagato il consulto di cartomanzia, sai Lucas, mi guardi le carte, voglio vedere se l'operatore esoterico mi sta facendo questo lavoro. Allora voi non avete fiducia. Già lì bloccate il lavoro perché fate una divinazione per vedere se si sta facendo qualcosa a livello esoterico. E io già lì rimango male perché dico come? Ti sei affidata a questa persona e mi contatti a me, allora tu non hai fiducia di questa persona. Perché chiedendo le carte a me tu vai a bloccare questo lavoro esoterico, positivo o negativo che sia. Ok? Perché la divinazione va a disturbare l'entità che sta lavorando e non avete il rispetto. Non avete rispetto per l'operatore che vi lavora, non avete rispetto anche per me. Io parlo di me o dell'operatore a cui vi siete affidati, e la cosa ancora più grave è che non avete rispetto dell'entità, e questo poi è un argomento che adesso affronteremo. Quindi la divinazione deve essere totalmente dimenticata se io vi seguo con il lavoro sia da me che da altri cartomanti. Perché andate a bloccare il lavoro, io poi lo vengo a sapere, lo vedo, tanti di voi mi dite no, ma ti pare io non ho fatto le carte. Gioia, guarda, a me dal lavoro mi esce. Io sono 18 anni che opero, conosco le tecniche, la ritualistica, le entità parlano, sono vive, non sono stupide. Dicono c'è stata una divinazione, c'è stata sta cosa, voi lo negate, ma sapete che è vero. Dopo non vi lamentate se il lavoro non va, perché io purtroppo ho avuto in tanti casi, e lo dico, non mi vergogno a dirlo, di alcune situazioni che non sono andata bene, ma non per colpa mia, per colpa vostra che primo sparite nel nulla, secondo vi fate fare carte ogni giorno un cartomante diverso e dopo Lucas, come mai il lavoro non ha funzionato? Quando io ve lo dico, dopo voi dite, ah vabbè sì, ok, lasciamo perdere, e dopo andate in giro però dicendo che, che i maghi, le persone vi truffano. Quando voi mi contattate e mi dite Lucas, ma tu hai già avuto queste situazioni che le hai risolte? Io vi rispondo: certo, non è un giorno che faccio questo lavoro, sono 18 anni. E di casi vi assicuro che con la ritualistica, anche più, perché l'ho iniziata quando ero alle scuole medie, ho 33 anni, quindi voglio dire, anni ne sono passati. Di casi ne ho risolti. Ma dipende anche e soprattutto da voi se seguite il dottore, tra virgolette, che vi cura. Se io dico Luca, facciamo questa ritualistica, non ti far fare le carte da nessuno, voi dovete rispettare quello che vi dico io e quello che l'entità sta lavorando per voi, che può essere l'anima sola, la Santa Muerte, la mia divinità che ho nel cuore guida, che è Santa Marta la Dominadora, la Santissima Muerte che ho qui davanti, Anaïsa, qualunque essa entità sia che io vado a chiedere per risolvere questa cosa e vado a lavorarci con la mia energia, più con l'energia dell'entità unita a potenza, il problema si risolve. Ma dipende da voi. Se io durante questo percorso voi andate a fare le carte con altre persone, ma anche con me, io non accetto, non ve le faccio neanche se mi pagate 100 euro, perché c'è un lavoro di mezzo, dovete dare il tempo che il lavoro va a buon fine. Quindi per me è un guadagno extra. Io potrei dirvi benissimo: certo, cara o caro, vuoi fare il consulto? E perché o no? Una settimana? No, non ne facciamo una settimana, facciamone direttamente 4-5 consulti al mese, così andiamo a vedere come va il lavoro. Mi prenderai in giro, mi fregherai quelle altre 90-100 euro, io ci guadagno e voi poi dopo, ah, il lavoro non ha funzionato, ma lo sai perché non ha funzionato? Perché hanno fatto una fattura, tocca fare un'altra lavorazione su altri soldi, perché io purtroppo sento anche queste situazioni. E poi voi piangete quando io vi chiedo 1.000-2.000 euro, dove le vado a prendere, Lucas? Mamma mia! Però lo sai, ho mandato 5.000 euro a una persona che mi ha scritto su Messenger, noi ci sentivamo solo per Messenger. Ah, e tu hai mai sentito la voce di questa persona? L'hai vista in faccia? No, non so chi sia perché sta in America, sta in Guatemala, sta nella Nuova Guinea. E a chi le hai mandato questi soldi? Ah, non lo so, ma ha mandato un IBAN intestato a un uomo. Che mi ha detto che è il marito, ma ve ne rendete veramente conto? 5.000 euro mandate così e poi ve lamentate se io vi chiedo quelle 1.000-2.000 euro da professionista onesto che sapete anche dove trovarmi, non è che sparisco nel nulla, al di là che il lavoro va bene o va male, cioè io so come l'avvocato, lo studio sta lì, potete rivolgervi e dire guarda Lucas, non è andata bene, oppure è andata bene, tanti mi ringraziano ancora, mi mandano tantissimi regali per le feste, sotto Pasqua ho ricevuto dei regali, ringrazio la persona dalla Puglia, non faccio il nome, tanto so che guardi il video, apro un attimo sta parentesi, scusatemi,
Grazie per il regalo, cara, che abbiamo risolto una bella situazione, la mia cara cliente. Grazie. Non faccio il nome perché mi ha detto non fa il nome per privacy. Posso dire che sta in Puglia. Questo almeno sì. Non dico neanche il paese, è per privacy, per carità. Segreto, top secret. Quindi il discorso è questo, che voi mandate dei soldi che non si sa neanche a chi. Chiusa questa parentesi, quindi un legamento non può funzionare, cioè non può funzionare, no, non può rallentarsi o essere bloccato anche per questo discorso delle carte. Le carte non le dovete fare durante il percorso di ritualistica, né con me e né con le altre persone. Perché? Perché andate a bloccare la situazione, andate a rallentarla e portare negatività. A parte che poi non escono neanche vere le carte, perché comunque sia la divinazione non può vedere bene. Perché c'è la lavorazione di mezzo, uscirebbero sballate. Quindi un'altra situazione è questa. La quarta cosa che non va assolutamente bene. Che voi stesse o stessi, mi rivolgo sia ai maschietti che alle femminucce, non vi volete bene. Voi amate questa persona, però non vi volete bene. Per quale motivo dico questo? Perché nel momento che io vado a operare, anche con una purificazione, che nella maggior parte delle volte le situazioni si sbloccano anche con quelle, perché portano sempre beneficio, chiaramente leviamo il negativo, entra il positivo, le cose vanno bene. Voi vi concedete subito, ma ripeto, parlo dei maschi ma anche delle femmine, vi buttate subito con quella, su quella persona. Ah sì, Lucas, sai, ci siamo appena visti, subito a letto, così. Ma dico, scusa. Adesso abbiamo fatto il lavoro, sei avvicinata, correte subito a letto, sia maschio che femmina che sia. No, non va bene. Sei ritornato? O sei ritornata? Bene, ci si vede, ci si sente. Iniziamo a prendere la situazione. Per il letto aspettiamo un attimino che il lavoro prenda meglio. A meno che non sia una lavorazione di magia sessuale, che quello è un altro discorso a parte. Ma un legamento d'amore prevede anche il sesso, ma gradatamente. Non che vi buttate subito, perché dopo andate a disperdere l'energia del rituale. E no che non funziona come dicono tanti esoteristi, ma si rallenta l'effetto definitivo. Quindi prevalentemente vi dovete volere più bene. Parlo dei maschi come delle femmine, su entrambi i sessi, perché questi problemi ce l'ho con entrambe le persone. Quindi il lavoro va a disperdersi a livello energetico per quanto riguarda la lavorazione del legamento d'amore, se vi concedete subito. Bene, poi un'altra cosa che può rallentare molto la lavorazione, che è quella proprio più gettonata, proprio più in prima classifica, oltre al fatto delle carte, come dico sempre, come ho detto anche nell'altro video, è quella del oddio quando il lavoro funzionerà. Oddio Lucas, quanto tempo ci mette? Oddio Lucas, buongiorno. Lucas, ci sei? Lucas, è iniziato il lavoro? Lucas, come non sono andate le candele? Hanno bruciato bene? Non hanno bruciato male? Hanno fatto fumo nero? Si sono consumate? No, ma perché sai, io ti devo chiedere perché sto in ansia, sto in ansia, sto in ansia, sto in ansia. Ecco, bloccate o rallentate totalmente il lavoro. Poi io non so, cretino, vedo che mi scrivete a qualsiasi proprio ora. Sabato, domenica, lunedì, martedì, cioè non c'avete proprio orario. Io sono stato fuori per Pasqua e Pasquetta, ho spento il telefono questo del lavoro. Dopo 2 giorni mi sono trovato tipo una valanga di chiamate, per non parlare dei messaggi che mi avete intasato WhatsApp. Veramente il rispetto non ce l'avete, è una cosa allucinante e veramente è vergognoso. Perché io sono una persona molto disponibile, mi sta dietro, non veda orari, però voi, purtroppo, mi dispiace dirlo, nella maggior parte delle volte fate pietà e non avete rispetto. Mi dispiace dirlo qua su YouTube, però purtroppo è la realtà, perché faccio questo lavoro da 18 anni e non ho mai visto persone molto rispettose della privacy altrui. Poi non mi scrivete, questo è un appello che faccio generale, non mi scrivete su WhatsApp: ciao Lucas, come stai? Ma io mica ti volevo chiedere un lavoro, ti volevo chiedere del lavoro, come sta andando? Era un saluto. Pensate che io so cretino, che poi non esce il discorso, ma il lavoro come sta andando? Allora è pronta? Sono finite, Lucas, le purificazioni? Ci vorrà ancora parecchio tempo?
È troppo tempo? Come mai tutto questo tempo? Io ho bisogno del lavoro subito. Perché stai al mercato? Cioè, del lavoro subito. Io ho bisogno del risultato subito. Ma che stai a comprare? Un vestito al mercato? Levatevi dalla testa queste cose se dovete contattarmi. Se no, non mi contattate proprio, eh. Io non posso dirvi, sì, guarda, c'è sto lavoro, è veloce e tatà. Non esiste. Ma non esiste proprio in magia. Perché se era così, io sarei miliardario. Allora, le entità, i riti fanno i miracoli. Sì. Ma hanno bisogno della magia del suo tempo. Quindi questo è importante. L'ansia rallenta il lavoro. L'ansia vi fa male. Non mi contattate 10 volte al giorno. C'è tanti colleghi miei qua su YouTube dicono che voi li contattate più volte a settimana. A me mi contattate proprio tutti i giorni. Buongiorno Lucas, ci sei? Buonasera Lucas, allora come ogni secondo, ogni minuto. Ma se io non sto a fare le lavorazioni esoteriche e devo stare tutti i giorni al telefono con voi, l'energia la mando per voi e ce ne metto molto meno nei rituali. Quindi meno chiacchiere e più fatti io vorrei fare, no? Ma lo dico per voi. Questo non significa che io sparisco, che non mi sentite per mesi, perché non sono la persona che fa queste cose. Ma se non mi sentite 1 o 2 giorni è perché comunque sto lavorando per voi. Io non lascio indietro nessuno. A meno che poi la persona prende e non sparisce, non gli interessa più della lavorazione, dico amen, non so come è andata a finire. La cerco e non mi risponde, gli mando i messaggi e non mi risponde e lascio andare la cosa così. Ma quello è un altro discorso. Io seguo, vi mando anche i video delle lavorazioni dei miei altari. Però dall'altra parte ho bisogno di rispetto per me e per l'entità. Perché se io dico facciamo una lavorazione con la Santissima Muerte, con l'anima sola, con Santa Marta la Dominadora, con San Raffaele, San Giuda Taddeo, chiunque sia, mancate di rispetto all'entità se andate a farvi le carte dall'altra parte o anche da me stesso. Perché le entità sono vive, come sono vive le carte, vi aiutano. Vi danno una mano, vi risolvono la problematica, ma dovete avere il rispetto, perché non va assolutamente bene che voi andate a farvi fare carte da altre parti o anche, ripeto, da me stesso durante una ritualistica. Quindi questi prevalentemente sono i motivi per cui a volte la ritualistica non va. Da altri operatori, non da me se mi seguite. Perché, come dico sempre, poi io ho quelle domande così stupide che a me veramente mi fate venire un nervoso che non dico quando mi dite: ma tu, Lucas, hai già risolto questi casi? Ma tesoro, ma io sono 18 anni che faccio questo lavoro. Ma voi andate da un avvocato a dire: avvocato, ma lei ha mai vinte le cause? Cioè, a meno che quello non ha iniziato da pochi giorni, ma se vi trovate davanti una persona esperta che fa questo lavoro già da un bel po' di anni, io lo dico qua su YouTube. Poi questa è la cosa che a me mi fa ancora mangiare più il fegato. Sai, Luca, se ti ho visto su YouTube, ma tu già hai risolto questi casi. Tesoro, io ho 18 anni di esperienza, adesso a giugno ne faccio 18, precisi precisi, ma vicino ai 20. Non è che ho iniziato ieri questa attività che ti dico no, guarda, so fresco, non lo so, proviamo. No, sono un professionista che è stato iniziato e che da tempo ho anche molta esperienza con voi. Infatti io quando vedo tanti video su YouTube di altri colleghi, mi ritrovo anche molto, molto, molto più anziani di me, mi ritrovo in tutto quello che dicono dei clienti, perché oramai sono 18 anni, la pappa è quella. Chiaro, quindi prevalentemente se vi affidate a me e facciamo una lavorazione esoterica, per cortesia seguitemi se volete risultati, collaboriamo fino al risultato definitivo, perché io già sto avendo dei risultati anche con un'altra persona che mi ha detto Lucas, sì, già con le purificazioni è incredibile, ho trovato la persona che volevo, l'altra persona si è riavvicinata, mi ha sbloccato dappertutto, mi ha chiesto scusa, mette video tristi che vuole ritornare con me, solo con delle purificazioni. Questo perché? Perché la persona, a quanto pare, si fida di me, io mi fido di lei che, tra virgolette, mi sta pagando, non fa le carte con altre persone, segue le mie direttive e ha i risultati solo con le purificazioni.
Perché è importante. Mo' chiedo scusa se il video viene troppo lungo, però ci tenevo a farlo perché poi io ne faccio uno ogni dì, perché ripeto, sono molto impegnato con la ritualistica. Quindi dovete avere rispetto delle entità. Allora, prima cosa, il lavoro non ha funzionato, ricapitoliamo. Perché? Perché l'operatrice o l'operatore, il mago, la strega, ha preso i soldi e non ha proprio operato, quindi non ha fatto niente. Chi è l'operatore? Non lo sapete manco voi a volte, non sapete manco chi è la voce, quindi sicuramente mi ha truffato e non ha fatto i soldi. La seconda ipotesi, il lavoro non ha funzionato malamente. Come mai? Perché voi avevate delle negatività addosso che l'operatore non vi ha levato e l'operatore stesso aveva delle negatività nella stanza dove ha operato quei rituali e aveva delle negatività su lui o su lei stessa, il mago e la strega stessa. Quindi il lavoro ha funzionato, ma molto male. Questo nel 90% dei casi mi sento di sì, Luca, se lui e lei si sono, Maria si è riavvicinata a Luca, però si sono ammazzati. Si sono ribloccati su WhatsApp e adesso non si possono vedere come il fumo negli occhi. Come mai che questa strega o questo mago mi ha fatto il legamento ha funzionato al contrario? È perché si vede che voi avevate delle negatività addosso che l'operatrice o l'operatore, che il mago o la strega non ha levato su voi, ma anche su lei o su lui stesso e sull'ambiente dove opera. Seconda cosa. Terza cosa. L'ansia maledetta, quando funzionerà il lavoro che ci state a pensare che state accaniti ogni secondo, ogni minuto, ogni giorno mi contattate. Lucas, è passato un altro mese ancora niente. Lucas, sono passati altri 7 giorni ancora niente. Levatevi questa cosa. La magia ha i suoi tempi. Sapete come dice la legge dell'esoterismo? Fai una magia e scordati di averla fatta. Falla e fai finta che non esiste. Non vi deve interessare quando funziona, lasciate che l'energia fluisca come un fiume senza pietre, senza rocce e senza ostacoli, che va dritta a sfociare il mare. Lucas mi ha fatto questo lavoro? Bene, Lucas non esiste più. Non esiste più nel senso no che dovete pagare, non mi fai intendere. Non esiste più che non devo rompergli le scatole ogni giorno. Ci possiamo sentire, ci dobbiamo sentire perché mi devo seguire. Sì, ma non ogni giorno. Ciao Lucas, come stai? Come va il lavoro? Poi l'indomani. Ciao Lucas, ciao. No. Guarda, ho iniziato il lavoro, ecco il video, stai tranquilla, pensa ad altro, lascia lavorare l'entità. Quarta cosa, le carte, queste cartacce maledette che voi ve le fate fare da tutti i cartomanti di Instagram, TikTok, YouTube, ovunque. Le carte portano negatività, non si fanno, fatte troppe volte, portano negatività senza ritualistica. Questa è proprio anche una parentesi che poi parleremo della cartomanzia. E non si fanno fare carte né dal mago che opera o dalla strega che opera né da altri cartomanti durante la lavorazione. Finita la lavorazione, ottenuti i risultati definitivi, potete farvi fare le carte su chi vi pare. Dopo, quando avete ottenuto il risultato e la ritualistica è finita, allora sì. Mai durante una ritualistica. Non fare le carte durante una ritualistica. Non farvi leggere le carte durante una ritualistica, né da me né da altri cartomanti. No, carte durante le lavorazioni esoteriche. Da qualunque esso sia, se un cartomante vi dice guarda, dobbiamo fare le carte per controllare, vi sta truffando. Ve lo ripeto 3, 4, 5 volte, così cercate, memorizzate questo video, così almeno lo capite. Ecco. L'altra cosa, vi concedete troppo facilmente e la cosa è sbagliata. Come c'è un inizio di risultato, voi subito vi buttate nelle braccia di quelle persone. È l'appello che faccio sia ai maschi che alle femmine, entrambi i sessi, perché a volte sbagliano più i maschi che le femmine. Il sesso può aspettare. Sta persona mi ha chiesto di uscire? Luca si è iniziato il rituale d'amore, mi ha sbloccato su WhatsApp, si è fatta vedere, vuole vedermi, vuole sentirmi. Bene, ok, ci sentiamo, ci vediamo, ma per il sesso un attimo, perché stiamo muovendo i primi passi, se no andiamo a disperdere l'energia sessuale. Che quello poi è un discorso che la ritualistica, non che si blocca, però si rallenta e ci potrebbe mettere più tempo e più lavorazione. E io ci devo mettere più energie e non ne usciamo più. Cioè, no, non ne usciamo più, ne usciamo, ma ci vuole più tempo. Quindi queste sono le 5 cause per cui un legamento d'amore non può funzionare. Quindi io parlo dei legamenti d'amore perché principalmente è l'argomento che vi interessa di più. Poi per quanto riguarda i riti del denaro o le purificazioni, quella è un'altra cosa che poi parleremo più avanti. Quindi io non è che effettuo solamente lavorazioni esoteriche, io effetto percorsi spirituali. Di ritualistica dove mi accompagno, mi sblocco le situazioni,
e vi aiuto anche con dei consigli per capire cosa veramente dovete fare con questa persona. Quindi, per chi vuole il risultato e vuole seguirmi, al di là che passano mesi, al di là che comunque può servire anche un anno per la ritualistica, perché, ripeto, la magia è sui tempi, non iniziate a dire, ma Lucas, ma che devo aspettare un anno? Gioia, dipende. Non è a tutti uguali. Tanti esoteristi dicono nell'arco di 3-6 mesi il risultato accade. Sì, potrebbe essere anche dopo 20 giorni. Non è mica detto che dovete aspettare per forza mesi. Varia tutto dalla situazione. E poi non mi fate l'altra domanda idiota, ma l'altra persona quanto tempo ha funzionato? La persona, quella è un conto. Voi siete un altro, quello che passa adesso qua sotto è un altro ancora. Non è a tutti uguale. Ogni situazione va a sé. Ogni rituale su ogni persona va a sé, anche per quanto riguarda le purificazioni, perché ci sono situazioni dove io lavoro da mesi. Non mi dite, Gianluca, ma è da novembre che stiamo facendo le purificazioni, è da dicembre, stiamo a giugno. Come mai ancora non ci sono i risultati? Tesoro, si vede che ci sono tante negatività. Gli operatori a cui vi siete rivolti prima hanno fatto danni e adesso tocca lavorarci e tocca esorcizzare oltre che purificare per stroncare tutto. Anche perché a me non è che mi piace tantissimo lavorarvi all'infinito con le purificazioni, perché quando io vado a farvi qualsiasi rituale, ma soprattutto le purificazioni, me le prendo io le vostre negatività che rimbalzano addosso a me, quando vado a toccare determinate entità cattive e maligne da cacciavia. Non è semplice. Quindi io devo essere già sotto purificazione da mesi e sotto protezione con entrambe per schermarmi da questo, per non parlare dell'ambiente che deve essere super purificato, protetto e esorcizzato. Quindi è un continuo che io ciclo devo continuare di purificazione e tutto, perché sto sempre sotto attacco. Apro un'altra parentesi, la richiudo subito. Diffidate dai satanisti. Lasciateli proprio perdere, perché i satanisti non fanno rituali d'amore o roba varia. Fate attenzione a sta gente. Perché il satanismo è un culto che è meglio che cessate lontani, perché è il male, ve lo dico in particolar modo. Dico questo perché ho sentito molti di voi che mi dite, Lucas, sai, l'operatrice, l'operatore era un satanista o una satanista. Lasciateli perdere perché fanno lavorazioni solo negative. Quindi magia nera, lontano, lasciatela perdere. La magia nera fa solo danni. Lasciatela perdere, la magia nera serve per fare il male, la magia nera non può fare il bene, punto e basta. Compresi i rituali di separazione, che purtroppo io pratico raramente, solo in situazioni proprio dove serve magari per un beneficio. Se c'è un rivale, una rivale d'amore che cerca di allontanarvi il vostro compagno e la vostra compagna, intervengo con rito di separazione. Anche se tante volte i miei legamenti d'amore brasiliani e voodoo domenicani funzionano anche da rottura che allontanano quell'altra persona. Devo dire anche questo. Però in tanti casi intervengo anche con le rotture. Con le rotture, chiedo scusa. Con i rituali, insomma, di rottura di separazione. Però la magia nera non serve per l'amore. Quindi questo poi è un altro discorso che affronteremo. Diffidate da chi dice, hanno fatto la magia nera che è potente e più sicura. No, tesoro, la magia nera non serve per queste situazioni. La magia nera dovete lasciarla proprio perdere. La magia nera serve solamente per fare danni, danni, disgrazie, distruzione, roba varia. Non mi fate queste richieste perché io la combatto la magia nera, non la pratico. Io la combatto con il bene. Perché io uso il voodoo domenicano che è legato a Dio, a Nostro Signore, la Santissima Muerte, che è la Vergine di Guadalupe, la magia popolare italiana che è potentissima, l'esoterismo cristiano più bello che possa esistere, che è legato solo a Dio, che ho qui davanti il mio altare dei benedetti, come si chiama, che ve l'ho anche fatto vedere nel video su YouTube, che è bellissimo. Compro tutte cose anche a un negozio di articoli religiosi qui a Viterbo, stupendissimo, che si chiama La Bottega Sacra, la bottega dell'arte sacra. Ma non voglio fare pubblicità, ma c'ha degli articoli religiosi meravigliosi, veramente stupendi, sugli angeli, sulla Madonna, sui santi cattolici che si usano, diciamo, le divinità cristiane per la ritualistica di magia popolare, molto validi, che io compro spesso. Ma non vorrei fare pubblicità occulta, però veramente ha dei materiali stupendi.
Ok? Bene, quindi per chi fosse interessato può contattarmi al 327 37 82 829 per un'analisi totalmente gratuita. I miei percorsi di ritualistica costano dalle 1000 alle 2000 euro, perché è un lavoro molto forte e profondo. Diffidate da chi vi chiede 50-100 euro, perché sono stronzate. Poi qua faremo anche un video per quanto riguarda i costi della ritualistica. Perché ha i suoi costi e ha il suo percorso chiaramente di lavorazione. Ok, vi chiederei la cortesia, come ho detto anche nell'altro video, se non avete la possibilità economica di non rivolgervi a me per la ritualistica, perché sono un operatore, un professionista serio, come tutti i professionisti, vanno remunerati. Non mi fate fare l'analisi per poi dirmi: Lucas, ma io non lavoro, tesoro, è inutile che mi hai contattato. Ok, perché poi non posso mettere mano alla vostra situazione. Bene, per tutte le info potete contattarmi su WhatsApp. Sono aperto a qualsiasi informazione, qualsiasi discorso volete affrontare. Poi, come vedete, io lascio i commenti. Se voi avete delle domande, avete in qualche modo delle curiosità o volete che affronti qualche argomento, basta che mi lasciate o un commento qua o anche su WhatsApp. Lucas, potresti parlarci su YouTube, che ne so, della magia bianca, della magia nera, del satanismo, del culto religioso, di qualsiasi culto voi volete, io, perché no, affronto diversi discorsi. Spero che il video non sia stato tanto lungo, ma soprattutto spero che sia stato di vostro gradimento. Io vi abbraccio a tutti, un grande abbraccio di luce, namaste a tutti e al prossimo video. Una buona giornata da me, Lucas.